Benvenuti cari amici followers e buon divertimento a tutti. Ragazzi, non potevo non omaggiare YouTube anch'io. Eccoci di nuovo insieme dopo tantissimo tempo. L'ultima videoanalisi risale al capitolo 1018. Ho fatto anche un paio di live sempre sul canale, certo, ma non è la stessa cosa. Live ovviamente che potete recuperare. Amici Peaceman, vi ricordo che se non siete iscritti, iscriversi è semplice, quasi quanto per un bicchiere d'acqua, anche se l'ultima volta per rinfrescarmi me la sono fatta anche cadere addosso, ma vabbè. Dicevo, per iscrivervi al canale e vedere questo e altri video cliccate su iscriviti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che lo faranno. Da ormai qualche mese sono sbarcato su Instagram. Per seguirmi anche su Instagram cercate Araxan Channel, un nome, una garanzia di qualità. Abitate lontano da una fumetteria e non sapete come fare per seguire il vostro manga preferito? La Tana del Nerd è anche online, imperdibile. Giacomo Ferrucci è lì ad aspettarvi, allora non mancate! Ma ora parliamo del capitolo, o meglio dei capitoli. Il 1022 è il preambolo del 1023. Prima però parliamo delle cover. Se mi fossi soffermato solo al capitolo 1022, vi avrei detto che mi mancano le mini avventure, dato che era decisamente inutile. Ma qui ne abbiamo due, una richiesta e la cover a colori che proseguirà nei prossimi capitoli. Mi è piaciuto tantissimo quella a colori, la trovo davvero bella. E voi, cosa ne pensate? Entrambi i capitoli offrono una panoramica degli ultimi combattimenti rimasti, anche se hanno come veri protagonisti le stelle dei due schieramenti. Da una parte le calamità e dall'altra i nostri meravigliosi Zoro e Sanji, le ali del futuro re dei pirati. Cosa che bene o male viene confermata anche dal titolo del 1022, le star entrano in scena. E aggiungo, non solo entrano in scena, ma è palese che se la prendano tutta nel 1023 e siamo solo all'inizio dello scontro. Ricordatevi anche il titolo di questo capitolo 1023, Due gocce d'acqua. Ma ora parliamo del capitolo. Elenchiamo alcune cose per poi parlare di quello che quasi tutti criticano, ma che poi tutti ne parlano, Zoro e Sanji. Con il 1022, riguardo i Tobiroppo, mettetevi il cuore e l'anima in pace. È scritto dal narratore, anche se vediamo ancora i Tobiroppo in forma ibrida, che sono stati sconfitti e quindi non torneranno. Certo, anche a me ha lasciato un po' sorpreso che non abbiano ripreso la loro classica forma. Unico ancora in piedi il non pirata, l'infiltrato X-Drake, che sembra stia ancora ballando con Hapu. Sempre nel 1022 abbiamo un'ennesima prova, se ce ne fosse bisogno, ovvero che se il corpo di Caribou è una palude senza fondo, il corpo del nostro capitano è un pozzo senza fondo. Giuro ragazzi, vorrei una sfida di mangioni tra Luffy e Jewerly Bonney, con Sanji e Fornelli, perché Sanji sono sicuro che sia l'unico in grado di gestire due simili mangioni. In entrambi i capitoli abbiamo una piccola finestra sul combattimento tra ninja. Vi confesso che nonostante non sia particolarmente interessato dal combattimento tra Raizo e Fukurokuju, il loro modo di pensare merita rispetto. Che poi diciamocelo, quanto è inutile Raizo che fa delle copie di Raizo, ma l'unica fasciata è lui? È anche interessante la panoramica che viene fatta attraverso il dialogo tra i due, espediente narrativo bene o male usato in entrambi i capitoli. E sempre nel 1022, ma dove sono coloro che dicevano che Hawkins fosse molto più forte di Killer? La soluzione dello scontro? Nel meme che vedrete a breve. Anche perché, in caso contrario, Big Mom si fa un panino e si mangia un kid condito in salsa di lo. La splash page finale del 1022? Poesia. Mi ha fatto fare un tuffo nel passato. Siamo nel volume 40, capitolo 385 intitolato C'è una via, la stessa posa plastica o quasi, dei nostri due Mugiwara tanto chiacchierati. Sto parlando di Zoro e Sanji, come potete vedere nell'immagine. Alcuni pensavano
che l'ingresso di Jinbe avesse potuto infrangere il Monster Trio che conosciamo. Ma scherziamo, ragazzi. Stiamo parlando di 24 anni di serializzazione. Jinbe è sì fortissimo, ma non potrà mai prendere il posto di Zoro e Sanji. Perché, come era ribadito in un SBS del volume 73, quando si parla di ali di Luffy, sono loro due. E se Robin si riferiva solo a Sanji nel 1020, è solo perché Black Maria insultava Sanji. Punto, basta, fine. Ma prima di proseguire saluto Daily Mello, perché per il 1022 ha raccontato una bellissima barzelletta, diventando di diritto Berluschello. Daily, ti aspetto in live, ma proseguiamo. Il capitolo 1023 gira tutto attorno al concetto delle due gocce d'acqua. E visto che siamo fortunati e i Lupi Team hanno pubblicato direttamente la Deluxe, vi regalo questa piccola chicca importante. Urifutatsu, che è il titolo, letteralmente significa le due metà di uno stesso melone, espressione idiomatica indicante due persone simili tra loro. Quindi potremmo definirlo senza troppi problemi un effetto specchio. O almeno io ho usato questa chiave di lettura. Da una parte abbiamo il modo di parlare di Marco la Fenice che fa tornare in mente Inizo Barba Bianca. Il modo di manipolare il fuoco di Sanji e King. La scenografia specchio tra Sanji e Zoro e quindi King, oppure tra Sanji Queen e Zoro e King, la somiglianza tra Zoro e Shimotsuki Ushimaru, l'ex daimyo di Ringo, sia fisicamente che nel modo di combattere, la somiglianza tra Zoro e Ryuma, il dio della spada, entrambi ciechi di un occhio. Zoro salva Sanji e dopo Sanji salva Zoro. La tecnologia di Queen contro l'umano normale Sanji. La filosofia di Zoro e quella di King, di fatto opposte, ma che poi portano alla conclusione di Zoro: se necessario, ti strapperò la gola a morsi. King sa manipolare il fuoco e forse proviene da una terra analoga. E Zoro, se davvero ha origini dagli Shimotsuki, come lascia intendere il capitolo, sarebbe originario da Ringo, la terra gelata del paese di Wano. Il proseguimento del combattimento tra Fukurokuju e Raizo, due filosofie agli opposti. Momonosuke, che in forma drago viene scambiato per Kaido. Inoltre, sempre Momonosuke, 28enne nel corpo, somiglia a Oden in forma umana. Ce ne sarebbero sicuramente altre, ma forse sono più voli pindarici. Forse. E ora parliamo della determinazione delle ali. Da una parte quella di Sanji. Il Kaiju di cui parla Sanji è un mostro del folklore giapponese, il cui membro più noto è quello che noi chiamiamo Godzilla. Sanji è così determinato che se serve cucina anche quello, e da quanto ne sappiamo è praticamente impossibile. Dall'altra parte quella di Zoro. King sembra confermare che non basta una spada per essere spadaccini. Ci fa capire una cosa molto importante: è una guerra. Bisogna eliminare l'avversario. Non servono convenevoli, rispetto o regole. Questo porta Zoro ad essere ancora più determinato. Non può perdere. Se sarà necessario, strapperà a King la gola a morsi. I brividi, ragazzi, i brividi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e parliamo delle nostre due ali, Zoro e Sanji. Fino a Little Garden sapevamo solo che erano i due forzuti della ciurma, ma lì scoppiò la fiamma. Serve carne sulla Going Merry. Facciamo una gara. Chi riporterà il dinosauro più grosso? Esatto, amici Pismen, ho detto dinosauro. E dopo anni di serializzazione, Zoro e Sanji sono cresciuti, maturati. Ora la nave dei Mugiwara è la Thousand Sunny. Zoro e Sanji sono due facce della stessa medaglia. Combattono insieme e separatamente. Contro cosa? Proprio quello. Due dinosauri. Incredibile. I brividi. Ho ampiamente parlato del rapporto Zoro-Sanji nella videoanalisi del 1012. Quindi, se
seppur ripetita Juvent, eviterò di farlo, invitandovi a vedere direttamente quel video. Nessuno fermerà le ali Zoro e Sanji del nostro capitano Luffy. Come? Non vi sta bene che usi ali per Zoro? La scritta è di un editor e non ci sarà nel volume che sarà poi pubblicato? Ma fatemi capire. Io sono un editor di Shueisha e così debotto, faccio come mi pare. Ma sapete o ignorate volutamente il peso di un editor nella stesura di un manga? Prendiamo lo stesso Dragon Ball, quell'originale di Goku bambino scimmia. Lì, non fosse stato per l'editor, non avremmo mai avuto il Dragon Ball che conosciamo. Perché Toriyama ha sì un bel tratto e sa disegnare, ma come storiografia, per sua stessa ammissione, pecca. Inoltre, che Zoro e Sanji siano leali è un concetto dell'autore, che è sempre stato presente, ora più che mai. Nella saga di Foxy sono loro due che vanno a difendere Robin contro Okiji. A Denis Lobby sono loro due che insieme spianano la strada a Gomorra con una frase d'effetto che ha ricordato il finale del 1022. A Fishman Island stanno per attaccare il nostro capitano e sono sempre loro due a spiccare il volo per difenderlo. Luffy non si tocca. Nel 1022 anche l'uno finisce le frasi dell'altro. Poesia. Poi oh, se volete credere nelle cialtronate fate pure. C'è anche chi nel 2021 sostiene che la Terra è piatta. Pensaci. Pensaci. Come dico sempre, in One Piece sono sempre più le domande che le risposte. In questo capitolo Oda, infatti, ha aperto diverse porte. La razza di King, il passato di Zoro. In che senso Sanji si sente strano? Quanto può essere diventato forte Momonosuke? Come riuscirà Killer a mettere fuori gioco Hawkins alias Yu-Gi-Oh? Questo meme forse risponde all'ultima domanda. Non puoi ferire il braccio sinistro di Kid se il braccio non lo ha. Yo-ho-ho-ho-ho! E ora i saluti. Saluto il circolo del leoncino, veri massoni, veri eredi del gruppo Facebook ai tempi conosciuto come gli Usopp. Esiste tuttora un gruppo Facebook che si chiama La Tana del CDL. Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti e coloro che si iscriveranno. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Backstage Italia. Ringrazio coloro che mi seguono anche sulla mia pagina personale, Araxan. E ringrazio anche tutti quanti. Yeah! Se avete domande particolari su One Piece, suggerimenti su eventuali live, scrivete pure qui sotto, leggo e cerco di rispondere sempre a tutti. Ti piace One Piece? Condividi questo video, perché chi ama One Piece lo condivide! I Lupi Team, come ricordo sempre, cercano editors per sostenere il canale. Se il video ti è piaciuto, metti un like, fa sempre piacere. E ci vediamo al prossimo video, ciao!